Io chiedo che il 6 e il 7 di maggio scelgano il sindaco al primo turno per due considerazioni. La prima è la situazione nella quale ci troviamo. Perdere 15 giorni per un ballottaggio non ce lo possiamo permettere. Perché credetemi, lo dico sinceramente, io che vivo quotidianamente il rapporto col governo, questa pseudo e fantasma struttura e missioni, è un appello alla città a scegliere il sindaco attraverso un voto ragionato. Un voto questa volta io direi di testa prima ancora che di cuore. Date un voto importante, decisivo, riflettuto, perché si tratta di un voto assolutamente necessario in una condizione di dopoguerra come la nostra. Chiedo di darlo a me, perché non c'è il centrodestra all'Aquila, perché in questi anni non ha espresso nulla da un punto di vista politico, se non giocando a rimpiattino su di me, cercando l'astensionismo in Consiglio Comunale, non ha proposto nulla. Io ho difeso la città al punto tale che finalmente ho convinto il governo a liberarci dal giogo di questa occupazione commissariale che ormai, cominciando a Zamberletti, tutti dicono che era una follia. Non ha un'idea politica, non ha uomini e si presenta in questo momento la città dell'Aquila, per quanto riguarda il centrodestra, come il campo di battaglia di due esponenti regionali del PDL. Da un lato Piccone che candida il professor Properzi e dall'altro Chiodi e Fontana che candidano De Matteo. Questo scontro che si gioca qui è come un torneo cavalleresco in cui il PDL dell'Aquila si è spappolato al punto tale che di fatto il PDL non darà un proprio candidato alle elezioni primarie, se le faranno, del centrodestra. Allora questa è la cosa che io chiedo alla città. Io adesso convocherò i partiti che hanno affrontato queste elezioni, chiamerò l'API che mi ha appoggiato indirettamente. E poi io sono aperto, io lancio un appello a questo punto anche all'UDC per un motivo. L'UDC ha governato con me sta governando con due assessori che sono di riferimento all'UDC, che sono l'assessore Lisi e il vice sindaco, assessore allo sport Giampaolo Arduini. Se vogliono andare in questo finto polo di centro, o se vogliono andare con Chiodi, lo dicano chiaramente, non c'è problema. Dopodiché oggi leggo il mio amico carissimo Mantini che parla e decide quello che si deve fare all'Aquila. Ma voi capite che c'è gente che da Milano si permette di parlare dell'Aquila e non c'è un aquilano, e scusa il sottoscritto, e gli dice ma vai a quello. E sindaco, ieri Festucci ha parlato di un elettorato catechizzato. Non credo proprio, io la gente che ho visto è l'opinione pubblica della città, anche perché dove ho vinto veramente con distacco maggiore è stato proprio nel centro storico, nei seggi del centro storico, e credo sia stato il voto di opinione maggiore, quindi assolutamente non catechizzato, è stato un voto, d'altronde non è un problema della campagna elettorale fatta da Vittorio, il frutto della campagna elettorale che ho voluto fare io, nella quale io chiaramente ho detto io voglio un giudizio ed è un referendum su di me, su quello che ho fatto e quello che sto facendo e che voglio fare. E lo stesso Festucci ha detto che si sarebbe aspettato una chiamata da parte sua. Ma ieri non ho chiamato per ovvi motivi, perché non arrivo, perché devo trovare il modo di organizzare. È chiaro che devo chiamare lui, ma sto vedendo quando organizzare questa riunione del centro-sinistra. Dopodiché ci siamo salutati l'altra sera, siamo stati insieme fino a quasi mezzanotte.